Benvenuti a tutti a un nuovo video del Sistemista Italiano. Buongiorno, sto provando il portatile. Io vedo che la telecamera ha un po' poca risoluzione, ma non ci interessa perché noi dobbiamo soltanto fare un corto. Adesso riprenderemo lo schermo. Guardate qui, Sistemista Italiano, la maglietta, ragazzi. La vorreste anche voi? va bene, andiamo avanti con un corto di sistema. Corto di sistema per tutti e andiamo avanti con le lezioni di PowerShell. Eccoci qui, questa è la nostra PowerShell e andiamo subito a vedere il comando get alias e set alias. Allora, get alias, lui mi fa vedere tutti gli alias che sono configurati. Che cos'è un alias? Un alias introdotto da Linux è la possibilità di registrare una stringa, quindi un comando personalizzato che lo possiamo dare il nome che vogliamo, in realtà poi viene reindirizzato al comando vero e proprio. Per esempio, se io faccio dir, lui mi fa vedere tutto il contenuto della directory. Questo già siamo abituati a farlo nella command prompt. Se io però voglio vedere il vero comando, era get alias, qual è di dir, perché nella PowerShell il vero comando non è dir. Devo fare get-alias meno definition child item. Scusatemi, ho detto una cavolata. Get-alias definition get Child item. Allora, get trattino child, ho scritto male, child item. E vi ho detto il contrario, in realtà voglio capire qual è il vero comando, cioè, scusatemi, il vero comando per la dire è get child item. Per capire quali sono gli alias definiti per ottenere get child item, devo conoscere il comando originale che è get child item. Quindi se voglio vedere, se vi ricordate il comando del video precedente che permetteva di fare un where object, se voglio andare a vedermi per esempio qual è l'alias che contiene il comando dir, cioè qual è l'alias che si chiama dir, posso fare tranquillamente, posso concatenare a get alias la command let where object. Metto questa volta metterò parentesi graffa dollaro underscore punto name meno clike invece che meno eq, perché quella colonna non è uguale ma contiene la parola dir. Premo invio e otterrò, come vedete, qual è l'alias che in realtà cioè l'alias dir a quale command let corrisponde. Quindi, ricapitolando, se io vado su get, allora se faccio get alias avrò tutti gli alias. Se voglio vedere in quale alias contiene, qual è l'alias definito che mi fa funzionare dir, quindi a quale command let corrisponde, get alias pipe where object graffa dollaro underscore punto name meno clike apici dir chiusi apici chiusa parentesi graffa. Ovviamente io posso anche invece andare a vedere, usare il comando come vi dicevo prima, get alias meno definition e metto get children child item. Questo mi sta a significare che mi fa vedere quali sono gli alias, tutti gli alias definiti per il comando command let get child item. Ok, la stessa cosa la posso fare per esempio per il comando cd. Il comando cd non fa altro che fare un cambio directory. Quindi andiamo a vedere qual è in realtà è la command let che corrisponde a cd ed è appunto set location. Quindi io potrei fare set trattino location e mettere c due punti slash e quindi vado a c due punti slash, come se avessi fatto cd per esempio get location, metto d due punti slash, scusate, set location, scusatemi, set location di due punti slash. Se io faccio cd spazio c due punti, vado a c e
È la stessa cosa, però la posso fare con set location invece che cd. Se voglio andare a vedere quali sono tutti gli alias che definiti per qual è la command let corrispondente a cd, uso il get alias concatenato con where object. Immaginiamo per esempio di voler sapere in quale directory sto. In Linux noi usiamo pvd e funziona anche su PowerShell. Se voglio andare a vedere quali sono a quale command let corrisponde pvd, in realtà è get location, quindi io potrei fare get trattino location e otterrò la directory in cui mi trovo in questo momento. Mettiamo il caso che io voglio per esempio invece impostare un nuovo alias. Allora farò set alias, il nome dell'alias, mettiamo list per esempio, e metterò la command let corrispondente, che è appunto scusatemi, la dir com'era, non me lo ricordo più. Era get chilled item, quindi get chilled item con l'h. A questo punto, se io scrivo list, è la stessa cosa che avessi fatto get chilled item oppure dir. Quindi ho impostato un nuovo alias. Ovviamente l'alias può essere a piacimento il nome, e una volta impostato io posso andare a vedere se me l'ha messo con get-alias e andrò a vedere che il comando list, eccolo qua, è stato inserito l'alias list che corrisponde a get-chilled item. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Mi raccomando, sistemista italiano tutta la vita. Questa è la seconda lezione di PowerShell. Ci vediamo al prossimo video, per la terza lezione. Mi raccomando, mettete un mi piace, lasciate un commento e ricordatevi che senza sistemisti